Ciao, allora mi è stato chiesto su quale social puntare per sponsorizzare la propria attività. Sono tantissimi social network, ma di sicuro ci sono dei social network che hanno una maggiore visibilità perché vengono utilizzati tutti i giorni, tutto il giorno, e quindi è bene conoscere i dati di questi social network. Per fare questo, io mi avvalgo dei dati rilasciati da questo sito che adesso andremo a vedere insieme. Il sito di cui vi parlavo è wearesocial.com, Digital 2024, i dati italiani. Su questo sito c'è un articolo molto importante che appunto parla dei dati italiani relativi ai social network più utilizzati in questo momento nel 2024, report di febbraio 2024. Poi ovviamente vi lascerò il link di questo articolo nella descrizione del video. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che dice qua che i social network vengono utilizzati soprattutto per essere tenersi informati e intrattenersi. Ok? Quindi molte persone utilizzano i social per essere informati e per intrattenersi. Quindi andiamo sul 47%, questi sono i due motivi principali per cui vengono utilizzati i social. Poi abbiamo il motivo per cui sono nati i social, cioè rimanere in contatto con amici e parenti. Dopodiché abbiamo che c'è stato un aumento del tempo quotidiano speso sui social, quindi quasi 1 minuto in più rispetto all'anno scorso. Che appunto dichiarano anche di guardare i contenuti video, e c'è una crescita importante, crescita anche il gaming, quindi videogiochi, con l'84% delle persone che gioca ai videogiochi, quindi c'è stato un incremento del 4,3% rispetto all'anno precedente. WhatsApp è la piattaforma social più utilizzata dagli italiani, precisamente dal 90%, ma anche preferita dal 40%, quindi è più utilizzata, ma è anche preferita. Poi abbiamo Instagram e TikTok che hanno guadagnato qualche preferenza in più rispetto all'anno scorso. Andiamo a vedere, quindi, ci sono dati molto importanti. Continua la contrazione della produzione italiana che accompagna da diversi anni ormai, e la fetta più consistente è costituita da persone nella fascia di età 55-59, che si attestano all'8,2%, quindi c'è questa fascia di età anche che spende molto tempo sui social. Allora, poi abbiamo gli italiani passano più tempo sui social rispetto all'anno scorso, aumenta è diminuito anche il tempo speso quotidianamente per ascoltare la musica in streaming. Se andiamo a vedere, qui sono tantissime informazioni, ripeto, poi vi lascio il link in descrizione. La cosa più importante da vedere c'è questa classifica. Aumenta il tempo quotidiano speso sui social. Sono quasi 43 milioni di persone in Italia ad essere attive sui social. Quindi 43 milioni che spendono. E c'è una classifica, una tabella con una classifica. La maggior parte delle persone spendono il proprio tempo libero su TikTok, quindi 32 ore circa. Poi abbiamo YouTube con 18 ore, poi abbiamo Facebook 16 ore, e poi con Instagram, WhatsApp, eccetera eccetera. Quindi ovviamente sono dati mensili, 32 ore in un mese. Quindi abbiamo che TikTok è la social app, media app su cui le persone trascorrono più tempo. Quindi questo già è un dato importante, no? Per tutte quelle che dicono su quale piattaforma puntare. In questo momento direi proprio su TikTok. E poi dobbiamo vedere che molte persone utilizzano anche WhatsApp, perché WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata in Italia. Il 90% utilizza WhatsApp.
Quindi WhatsApp viene utilizzato al 90%, però il tempo impiegato maggiormente è su TikTok, ovviamente, che WhatsApp uno manda messaggi e poi basta, non è che fa. Però è molto importante perché su messaggi si possono veicolare i video, anche i link dei vostri video, ad esempio anche dei vostri video YouTube. Quindi è molto importante utilizzare WhatsApp e TikTok. Quindi, poi ci sono varie altre piattaforme, anche Telegram è utilizzato ovviamente. Però, detto questo, secondo me, ora vi faccio una mia considerazione. Quindi, detto questo, se uno vuole pubblicizzare la propria azienda, deve puntare molto su TikTok, anche se in questo momento ha avuto dei problemi, in America forse pensano di chiudere l'applicazione, comunque su TikTok, su YouTube, perché no? E utilizzare l'app di messaggistica WhatsApp. WhatsApp è molto utile per condividere i propri link, dei propri video, dei propri articoli magari. Quindi non sottovalutate WhatsApp, anche perché su WhatsApp adesso c'è la possibilità di creare i canali, come su Telegram. Solo che WhatsApp è molto più conosciuta rispetto a Telegram, più utilizzata. Quindi vi consiglio di farvi anche un canale WhatsApp. E se avete delle immagini, ovviamente foto, utilizzate Instagram. Quindi cercate di essere su tutti i vari social, quelli più importanti, quindi TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram e anche Facebook comunque, perché comunque ha un bacino di utente abbastanza ampio, anche se è considerato come un vecchio social, ma secondo me comunque il gruppo Meta ha l'idea di ringiovanire anche Facebook. Molto probabilmente si passerà a un social molto simile a Instagram, TikTok, cioè soltanto con reel video in continuazione. Quindi comunque puntate molto su TikTok, YouTube e WhatsApp. Fatevi un canale WhatsApp perché ci saranno sempre dei miglioramenti e essendo le applicazioni più utilizzate è meglio essere un po' ovunque, ok? Quindi utilizzate soprattutto comunque TikTok. Approfittate quando raggiungerete i 1000 follower, approfittate anche delle dirette. Le dirette sono molto utili per mostrare ciò che fate proprio in diretta e quindi utilizzate TikTok anche perché durante le dirette vi possono dare delle donazioni, potete guadagnare anche qualcosa extra al vostro lavoro. Quindi io adesso vi lascio il link in descrizione dell'articolo. Se il video vi è stato utile, condividetelo, commentate e lasciate un like. Ciao!